Noi futuristi dichiariamo che le prospettive mutevoli del volo costituiscono una realtà assolutamente nuova. Dipingere dall'alto questa nuova realtà impone un disprezzo profondo per il dettaglio e una necessità di sintetizzare e trasfigurare tutto. Tutte le parti del paesaggio appaiono al pittore in volo, schiacciate, artificiali, provvisorie, appena cadute dal cielo. Tutte le parti del paesaggio accentuano agli occhi del pittore in volo i loro caratteri di folto, sparso, elegante, grandioso. Ogni aeropittura contiene simultaneamente il doppio movimento dall'aeroplano e della mano del pittore che muove matita, pennello o diffusore. Il quadro o complesso plastico di aeropittura deve essere policentrico. Si giungerà presto a una nuova spiritualità plastica extraterrestre. Il tempo e lo spazio vengono polverizzati dalla fulminea constatazione che la Terra corre velocissima sotto l'aeroplano immobile. Il Colosseo, visto a 3000 metri da un aviatore che plana a spirale, muta di forma e di dimensione ad ogni istante e ingrossa successivamente tutte le facce del suo volume nel mostrarle. Queste visioni rotanti si susseguono, si amalgamano, compenetrando la somma degli spettacoli frontali. Noi futuristi dichiariamo che il principio delle prospettive aeree, conseguentemente il principio dell'aeropittura, è un'incessante e graduata moltiplicazione di forme e colori con dei crescendo e diminuendo elasticissimi che si intensificano o si spaziano partorendo nuove gradazioni di forme e colori. Con qualsiasi traiettoria, metodo o condizione di volo, i frammenti panoramici sono ognuno la continuazione dell'altro, legati tutti da un misterioso e fatale bisogno di sovrapporre le loro forme e i loro colori, pur conservando fra loro una perfetta e prodigiosa armonia. Si delineano così i caratteri dominanti dell'aeropittura che, mediante una libertà assoluta di fantasia e un ossessionante desiderio di abbracciare la molteplicità dinamica con la più indispensabile delle sintesi, fisserà l'immenso dramma visionario e sensibile del volo. Nella nascita dell'aeropittura alla Biennale di Venezia, dove trionfavano le prospettive aeree dipinte da Fedele Azzari, primissimo aeropittore, appare Caviglioni, che tenta, osa, riesce. Ormai padrone d'ogni segreto pittorico, affronta campi della nuova era aeropittorica non da debuttante inesperto, ma da spadroneggiatore di quote pericolose e velocismi pazzi. Bologna, 12 dicembre 1931, mostra d'aeropittura, circolo dei giornalisti, preceduta da un aerobanchetto di gastronomia futurista presso la Casa del Fascio di Via Manzoni. Lista delle vivande: zuppa di rose, carne plastico di porco eccitato, dolce verdazzurro, panini a forma d'aereo, vino servito in lattine di benzina. La tovaglia sarà sostituita da dischi di alluminio firmati da Marinetti che si involeranno asportati dai commensali. Un motore a scoppio e vari profumi creeranno l'atmosfera del volo.
Caro futurista, il poeta Marinetti, non guarito ma lievemente migliorato, ringrazia tutti i futuristi per il loro ansioso affetto augurale. Prego gli aeropittori di scrivere subito indicando il proprio indirizzo preciso e se sono pronti con quali e quante opere.